Ci avete messo in questo lavandino? È la terza volta in un mese che si ottura. È la terza volta che le chiediamo di venire, ma è la prima volta che lei fa qualcosa. Beh, io ho molto da fare. Nessuno mi dà pace. Fa questo, fa quello. Senta, io non... Secchio! E cosa? Secchio! Accidenti, porca la miseria! Ma guardi qui! Questa è porcheria! Mucce di patate, tappi di bottiglie di latte. Ma l'avete preso per uno scarico di immondizia? È un lavandino questo, solamente un lavandino. Vuole del tè, signor Roper? Ah, sì, grazie. Noi ci abbiamo provato, sa, con un filo di ferro. Sì, lo so, è tutto qui. Vediamo un po'. Sa, l'ideale sarebbe di avere uno di quei lavandini che mandano giù tutto. Ha capito quale? Sì, quelli che quando versi qualcosa sopra va tutto subito sotto. Miseria idraulica. Oddio mio. Ma guarda che... Ma che cosa le è saltato in mente? Almeno lo avesse zuccherato. Mi scusi. Già. È stato un incidente, signor Roper. Certo, credo... è ovvio che passasse tutto quanto quando non c'è il tappo. Oddio. Hai visto che fa? Uno spasso. Forse è meglio dargli un bicchiere di champagne quando Robin torna a casa. E sai che faccio? Mentre sta disteso a pancia in su, gli verso lo champagne in gola per il buco. Oh, Robin, abbiamo una cosa per te. Sì. Festeggiamo. Ah, festeggiamo, bene. Su, racconta, come ti è andata? Ecco, sono andato al Technical College e nell'atrio hanno messo un enorme tabellone con tutti i risultati degli esami. Ah, ecco qua. Prima non sono riuscito nemmeno a avvicinarmi con tutta quella gente, ma volevo vedere come erano andati tutti e finalmente ci sono riuscito anch'io. C'era la lista, Jim, c'era la lista. Tutti gli studenti che avevano ottenuto il diploma in culinaria. Beh? Ed ecco il mio nome che manca, bocciato, Jim. Jim? Cosa? Bocciato. Lo prenderanno indietro lo champagne che resta. Bocciato? Ma se sei un ottimo cuoco. Lo sono normalmente, ma lo sai, i nervi. Gli Yorkshire Puddings vengono uno schifo se sei nervoso. Ecco qua, aggiustato il... Salve, champagne a mezzogiorno? Sì, stiamo festeggiando, sono stato bocciato agli esami. Ah, beh, congratulazioni. Grazie. Come ha detto? Ho sbagliato a mettere nel pudding il curry nella crema d'uovo. Ma tu di solito non lo sì, fai. Sì, speravo che l'istruttore non se ne accorgesse, ma... E gli iscritti come sono andati? Ah, avevo cominciato così bene. Sì, la data era giusta. E non ero lontano, devo dire, non ero lontano dalle risposte esatte. Le ho copiate dal vicino. Oh, dia retta a me, non si preoccupi troppo. Io non sono mai stato promosso nella mia vita, eppure guardi. Io diffiderei delle imitazioni. Ah, sì, ma ora devo proprio andarmene. Grazie per... Ciao a tutti. Beh, allora, salute. Già, non è la fine del mondo. No, hai ragione. Non è la fine del mondo. Ma lo sarà per mia madre e per mio padre. Beh, la colpa è solamente sua. Sono tutti dei fannulloni, questi capelloni sfaticati. Ben gli sta. Oh, povero signor Tripp. Già, è tutto questo amore libero a tre che lo distrugge. Già, tu non ti distruggi, vero George? Secondo te ci vorrebbe magari una bella guerra per raddrizzarli? Oh, certo. Già. Oh, non serve, che fai la sarcastica con me. Io non ho niente contro la generazione dei giovani. Non è da molto che non sono più giovane io. Oh, hai perso il conto. Alla sua età facevo il macellaio già da 4 anni. 2 sterline alla settimana e il resto in frattaglie e trippe.
Roba da gatti, George. Sì, almeno sapessi amarmi sul tetto. Eppure ringraziavo il Padre Eterno per quello che avevo. Ti accontentavi di poco. Prima dei 20 anni non ho mai visto un'arancia. Neanche la mela. Senti, non ricominciare, Dai, George, che cosa hai fatto della tua vita? Eh? Insomma, qual è il massimo del tuo successo? Vincere una bambolina al tirassegno del Luna Park del quartiere. Invece almeno il signor Tripp è fallito. Ci prova. È fallito. Oh. Mio padre vorrebbe che tornassi a casa a lavorare nella sua ditta. La Tripp Trafilerie Tubi Southampton, capisci? Non vorrai trafilare tubi Tripp tutta la vita? Mio padre voleva che diventassi un marine. Cosa? Questo prima che nascessi, ma gli sono venuta femmina. Sì. Beh, non ha senso recriminare. Non recrimino, non volevo fare il marine. No, Joe, io non recrimino. Dovrò lavorare oramai. Che cosa può fare uno studente bocciato in cucina? Spostarsi in salotto, prova un po'. Sposti pure, mia cara, ma adesso sono a un bivio della mia vita. E di una cosa ho bisogno soprattutto. Un consiglio? No, una birra. Su, dai, to. Grazie. Effettivamente, se sono venuto qui è per un consiglio. Beh, non vedo il problema. Un fallimento non vuol dire che non sia un successo. La cosa non è chiara, però è incoraggiante. Vedi, di falliti è pieno il mondo. Guarda Edward Heath. Era senza scarpe, non sapeva leggere, non sapeva scrivere. Non l'ho mai saputo. Già. Poveretto, aveva solo 18 mesi e una balia. Ridi. Beh, non si può piangere sempre. Senti, tu torni a casa e lavori con il tuo vecchio, sì, giusto? Beh, diventi il figlio del padrone. Brillantina e giovane executive, macchina a disposizione, uno schianto di segretaria da togliere il fiato. No, non sarebbe così. Oh sì, ma certamente. La metà delle pollastre di Southampton punta al figlio del padrone. Già, ma cosa combina l'altra metà? Tu sei stato via e vieni da Londra, capisci? Beh, ma io non so trafilare il tubo. Anzi, a essere precisi, non so un tubo di niente. Ah, ma tu impari presto. Hai imparato subito a giocare a biliardo. Anche se perdi. Oddio, l'allegro portiere. Signor Simmons, io non dico mai niente, però ha lasciato il suo yogurt davanti alla sua porta per tutto il giorno ieri. Non è simpatico, questa non è una casa popolare. Buon pomeriggio. Salve. Sì, le chiedo scusa, signor Gideon. Come le devo ripetere che non si devono portare donne in casa? Ma lui è un uomo. Mi riferisco a mercoledì sera, tra le 18:47 e le 23:28, con particolare riferimento alle 22:16 in punto. Già, è vero. Io abito di sopra, lo sa? Beh, è spiacevole. Mi creda, ero proprio sul punto di bussare al pavimento. Beh, sono ragazzi, bisogna capirli. Vero. Va bene, chiudiamo l'argomento. Piuttosto, già che ci sono, voglio dire un'altra cosa. Il fly spray. Il fly spray. Ah, sì, il fly spray. Ebbene, mi dà molto fastidio. Ma le mosche molto meno, ingrassano. Vorrebbe metterle a dieta. Io sono allergico allo spray. Insomma, quando lei usa il suo insetticida qui, viene tutto su da me. Mi toglie anche il respiro. Beh, chiuso l'argomento. Io non sono uno che si lamenta, lei lo sa. Mi toglie anche il respiro. Non respirerà affatto se riesco a mettergli le mani sulla gola a quello. Ah, questi portieri. Anche il signor Roper è come quello. Avaro, piccolo e furetto. Già, è vero. Ma hai una compensazione, però. Chrissy e Joe. Oh. E poi ti meravigli che ti abbiano bocciato. Ti tremava la mano. Due ragazzi al giorno stendono. Beh, sai come loro implorano. Ma io rispondo duro. Bussa via! Beh, mica sempre. Insomma, vedi di tornare a Southampton finché hai gambe per arrivare fino alla stazione. Dovresti esserci tu, Larry. Viva Southampton! Cin cin. Cin cin. Hai visto che sguardo mi ha lanciato la commessa? Perché hai la sua taglia con qualche argomento in più. Mangiavo gli spinaci da piccola. E secondo te non è un po' corto? No, ti sta bene. Basta che non alzi le braccia camminando. Evidenzierà il mio autentico io. Se il tuo io è il seno, sì. Ciao, raggio di sole. Non sarai ancora depresso per gli esami, vero? No, ho superato. Hai trovato qualcos'altro che ti deprime? Hai fatto presto. Dai, siedi lì. Joe, vieni. Siedi. Voglio leggervi una lettera, ok? Cara mamma. È indirizzata a mamma. Già. Cara mamma, torno a casa a lavorare con papà. Affettuosamente Robin.
Vuoi dire che lasceresti l'appartamento? Oh no, farò il pendolare per Southampton due volte al giorno. Te ne vai via? Già sì, me ne vado. Però non subito, sai, no. Resterò finché non troverete un altro inquilino. Ci vorrà del tempo. Ciao Chrissy, ciao Joe. O forse no. Ho sentito che presto avrete una stanza libera qui da voi, è vero? Senti Larry, dovrei dirti una cosa. Senti, quando Larry viene qui sarà meglio che lo teniate d'occhio, è uno che si butta. Lo sai, se si butta ci scansiamo. Ah, sì, giusta, Chrissy. Anche se ci ho provato una volta o due, quando hai detto di no, non ho insistito. No, e adesso è tardi. Beh, mancano due ore alla partenza del treno, potremo amarci in tempi stretti. No! non insisto. Ti mancherò? Il bagno non sarà lo stesso senza le tue mutande che sgocciolano sul lavandino. Ah, così mi vedi. Uno slip bagnato, tutto qui. No, ci sono anche i calzini. No, certo, mi mancherai. Molto? Un bel po'. Beh, lo sai, Chrissy, c'è stato un momento che ho pensato che forse tu e io potevamo metterci insieme. Ma io ho sempre detto di no. Vero. E mi hai preso in parola. Hai capito. Insomma, se io avessi insistito... Probabilmente. Ah. E ci ricaschi, mi credi sempre. Dai, andiamo, dobbiamo raccogliere le tue cose. No, io non capisco più niente. Due spiedini, un termometro da cucina, una cosa piatta che spingi nella padella. Spatola. Ah. E questo a che serve? Si cuoce le uova. Lo sospettavo. Effettivamente non ha senso che riporti tutta questa roba a Southampton. Non cucinerò mai più. Oh, ma sei matto! È la cosa che fai meglio. Faccio meglio un'altra cosa, credi? Dai, cos'altro sai fare? Manterrò il segreto. Bene, allora cominciamo a salutarci. Ma parti soltanto fra due ore. Ah, lo so, ma io sono un tale sentimentalone che mi ci vuole un sacco di tempo per salutare. Sono seduta sul termometro. Cosa? Ah, vediamo. Alte temperature sui Paesi Bassi. Sempre all'attacco, non molli mai. No, andiamo. Joe, Chrissy, dirò seriamente... Insomma, dirò che è stato... Ecco, siete state delle buone compagne. E con tutta franchezza, qui con voi mi è sembrato di convivere con un paio di ragazzi. Carino! Beh, sotto tutti i rapporti, voglio dire, o no? No, scusate, non è vero. Ecco, quello che sto cercando di dire è che voi due siete state veramente... Beh... Due amiche per me. E così sentirò la vostra mancanza, ma molto. Ecco, se non dovessimo più incontrarci, io non vi dimenticherò, perché è stato importante incontrarvi. E che cos'hai? Mi è entrato qualcosa nell'occhio, scusami. Non volevo turbarla, credi? Volevo solo... Ah, hai qualcosa nell'occhio anche tu. No, niente. Ah, bene. Oggi è la giornata delle cose negli occhi. Sì. Beh, allora adesso andrò a salutare i signori Roper. Ci vediamo. Io farò presto. Beh. No, quello è diventato matto, credi a me. Io non mi metterei mai con mio padre in affari. No, oggi non si fanno più i soldi falsificando etichette per l'abbigliamento come tuo padre. Ma che cosa c'entra? Lui ha fatto un sacco di altre cose. Ah, già, si è fatto anche mettere dentro. Beh, però una volta soltanto. Allora, questo qua è il mio biscotto. E il tuo? Che egoista, George. Ti freghi sempre tutto come al solito. Che cosa sei? Oh... Salve, signor Tripp. Buongiorno, sono passato un momento a salutarvi. Oh, ma entri un minuto. Ok, perché no? Sì, venga. Il bicchiere della staffa, eh? D'accordo. Bene, s'accomodi. George. Parla, George, parla, non fare il cafone. Ah, sì, certo.
Così torna a sfruttare suo padre. E ti pareva? Vabbè, non la metterei proprio così. In realtà, secondo la lettera di mia madre, mio padre è felicissimo come lo è anche lei. Ah, sì? Pensa che non mi sia cambiato i calzini da quando sono partito. No, no, era uno scherzo, li ho cambiati. È un'ottima occasione per lei, vero? Ottima. Naturalmente io avrei potuto offrirle la pulitura delle finestre dello stabile se lei fosse disposta ad arrampicarsi su una scala. Ah, già, sì. Devo dirlo, signor Tripp, è stato un vero piacere avere un uomo in casa. Credo che tu voglia dire un altro uomo. L'uomo sarebbe lui. Ah. Non è vero, George? Ah, beh, sì, sì, sì. Ah, senta... Mi spiace di averla chiamata sporco capellone. Non lo sapevo. Ma era per ridere un po', sa? Sei da neurodeliri, George. Beh, anche a me dispiace di averla chiamata piccolo avaro furetto. Sì. Sa, per ridere un po'. Un biscotto, signor Tripp. Ah, sì, grazie. Oh, cioccolato. Ma era mio. Sai, peccato che Robin parta. Ci siamo veramente divertiti. Davvero? Non me l'avevi mai detto. Non a letto. Tu fai tanto la santarellina, poi non hai che quel pensiero in testa. Sciocchezze. Ce l'ho né più né meno quanto te. Ah, sì, allora dovresti proprio vergognarti. Sì? Ah, io cerco Robin. Robin Tripp. È l'interno 2. Sì, sì, entri pure. Grazie. È al pian terreno al momento, la stavo aspettando. No, 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 no. Sono il papà di Robin. Oh, sì, il tubologo. Salve, io sono Chrissy e questa è Jo. Le prendo il soprabito. Grazie. Si accomodi. Grazie. Chrissy e Jo, eh? Beh, ha dato a sua madre e a me l'impressione che foste in realtà Chris e Jo. Jo con la E, cioè da uomo. Ah, noi siamo due donne. Ah, me ne accorgo. Quando lo dirò a sua madre? No, penso che non glielo dirò. È stato tutto molto innocente. Certo, ma lei sa come sono le madri. Comunque, era un punto che mi preoccupava un po'. E cioè? Ecco, in una lettera diceva di aver fatto cadere il vostro profumo. Mi chiedevo che razza di tipi eravate. Bene, ho salutato tutti. Ciao, papà. Ciao, figliola. Non ti aspettavo. Conosci... Ah, sì, Chris... E Jo. Ah, bene. Bene, se ci volete scusare, abbiamo bisogno di farci una rapida barba prima di passare a discutere il tuo problema. Che sei venuto a fare qui, papà? Voglio dire, il treno lo so prendere da solo, è da anni che lo faccio. Ecco, sono qui perché penso sia bene parlare da uomo a uomo. Un'altra volta? No, no, argomento diverso questa volta. Allora, tua madre ti avrebbe detto quanto mi starebbe a cuore se tu decidessi di tornare a lavorare insieme a me. Sì. Ah, sono tutte balle. Ma dalla lettera di mamma mi pare che tu avessi detto che volevi... Ah, probabilmente, ma è stato quando credevo che non avresti mai pensato di farlo. Cosa? Per farla contenta. Vedi, caro, tu sei bravo, io stravedo per te, ma il fatto è che non hai cervello. Non è colpa tua, hai preso da tua madre. Gli assomigli molto. Speravo proprio di diventare una specie di executive. Non è che hanno bisogno di tanto cervello quelli. Executive cosa? Beh, non è che avessi in mente di avere la macchina o uno schianto di segretaria. Naturalmente avrei cominciato dalla gavetta, almeno per i primi 2 o 3 giorni. No, credi. Quando si tratta di forgiare tubi, devi cominciare a farlo quando hai 16 anni. E deve piacerti questo lavoro. Mica a tutti piace di stare a forgiare tubi. C'è solo un lavoro in fabbrica dove non saresti un completo fallimento. Servire a mensa. Tu sai cucinare, vero? Beh, sì, ecco, ma non avrei... Cioè, suppongo... Beh, sarei l'unico responsabile. Ah, sì, perché saresti solo. Ah. Beh, sì, perché no? Insomma, potrei preparare dei piatti eccitanti, capisci? La cucina classica francese. Con un po' di immaginazione potrei... Non so, potrei... Non potrei. Date mangiano lardo e fagioli il lunedì e polpette e patate il venerdì. Cambiagli il menù e scioperano. Ah. Sì, già. Non ci tieni proprio che torni, è vero? Beh, non sono scemo. Mi pare che tu voglia fare un altro anno di questo corso assurdo, giusto? Beh, già, ma vedi,
I soldi che mandi... Ah, non sono molti. No, no, molti no. Se potessi avere altre 5 sterline al mese risparmieresti, cioè risparmierei sulla lavanderia, il mangiare, vero? È vero, vero. Può anche darsi che tu abbia ragione. Pensavamo che forse gradiva un po' di te. Molto bene. Allora ti consiglio questo, ragazzo. Rimani ancora un altro anno e questa volta vedi di passare agli esami, eh? Ah, è meraviglioso, grazie. La mamma non sarà troppo dispiaciuta. No, caro, no. Le porterò un pesce rosso. Ah, chissà come sarà contenta lei che ne fa collezione. Ehi, vuol dire che rimarrai con noi? Cosa? Ah sì, credo di sì. E poi adesso c'è qualcuno che ci tiene, vero? Io e la mia boccaccia. Certo, è la cosa migliore, sai. Vedi, Londra, beh, è piena di possibilità. A proposito, che autobus va a Soho? Cosa? Beh, c'è tempo per il mio treno. È una cosa super. Già, non mi piaceva che Larry venisse qui da noi. No, per quelle sterline. Certo. Larry! Dunque, un impianto luce fulminato. Quindi devo mettere in conto tutto a lei. Doveva lasciare i locali nello stesso stato in cui li ha trovati, lo sa? Oh, sia ragionevole. Dove vado a trovare 50 scarafaggi in questa stagione? Dovrei organizzare un safari in Africa. Non ho mai capito bene il suo umorismo, signor Simmons. Oh, dunque, c'era mezzo rotolo di carta igienica quando lei venne qua. Dove sta? Avanti, su, avanti, non cerchi di guadagnare tempo. Dove sta? Lei dove dice, eh? Bisognerà rimettercelo, no? Ma è meglio che lasciamo andare. Un pezzo di tappeto 9 piedi per 10 e 6. Mi sembra un po' consumato. Beh, ci ho camminato ogni tanto. Perché non conta anche i pomelli della porta, così me ne vado. Certamente che lo farò. Ma vada all'inferno. Sa una cosa, Gideon? Sono contento di andarmene via. Non ne posso più di lei, della sua pidocchieria e delle sue manie. E si ricorda le volte che è sceso a raddrizzare lo zerbino davanti alla mia porta? Ebbene, sappia, ce lo mettevo io di traverso apposta. Avanti, Robin. E lo sa perché. Solo per dispetto. Larry, potrei parlarti, scusa. Sì, fra un minuto. Non le ho mai detto prima cosa pensavo di lei, perché mi serviva la casa. No, Larry... Ma glielo dico adesso, Larry... lei è una zitella avara, avida, pignola, brutta e cattiva. Finirò il mio inventario quando lei è fuori. Mi scusi tanto. Come mi sono divertito. Erano anni che volevo cantargliele. Già, Larry, siediti. Sì. Vabbè, io ho una cosa da dirti. Riderai quando la sentirai. Sveglia, sveglia! Il sole splende! Il tè! E un toast bruciato con le mie mani. Non ci fare l'abitudine, però, è solo per festeggiarti. Perché stai qui? Ah... Ma che carine. Non sono carine. Oh, cosa? Per quanto tempo durerà ancora questa storia? Fino a che lui non mi trova un'altra casa. Allora, c'è una tazza di tè anche per me? Ah, grazie.